Buonasera a tutti, benvenuti ad Autori ai Doncigliai. Un grossissimo benvenuto al gradito ospite di questa sera, l'autore Attilio De Pascalis. Benvenuto Attilio. Eccoci qua. Buonasera a tutti. Beh, guarda, per me è veramente un piacere enorme averti qua questa sera. Allora, il nostro Attilio De Pascalis è in collegamento con noi dalla città di Milano, una splendida città, molto attiva. Attilio, prima di tutto, come stai? Come va? Siamo reduci dalle vacanze, quindi bene. Bene, guarda, mi fa piacere. Bello tosto, Attilio. Come va? Bene. Non come noi genovesi che diciamo sempre tosto. Insomma, no, lui bene, quindi partiamo con il piede giusto. Anche ad Attilio darò il benvenuto come al solito, leggendo degli estratti dal suo ultimo libro pubblicato. Ve lo mostro subito. Guardate che bellissima copertina! Voilà. Ho un pochino di riflesso, però la vedete, eh? Guardate qua, longevità fatale, vedete? E poi ne parleremo, perché sapete che io parto con la prima domanda che fa l'autore, ormai per tutti quelli che mi seguono, la copertina. Non si può scappare da questa cosa qua, che è la prima cosa che si vede in un libro, quindi importante. Inforchiamo gli occhiali perché, da, ahimè, da speranza senza occhiali non ci vedo, niente occhiali, niente. Allora, quindi vi ricordo solo che le edizioni sono Mind, quindi Mind Edizioni. Ve la faccio vedere, il logo, eccolo qua, guardate che mi devo regolare, è stato inserito nella collana dei thriller. Quindi da Longevità fatale di Attilio De Pascalis. Serendipity. Quella notte fece un sogno bizzarro. Si trovava in mezzo a una bolgia umana. Proprio lui che soffriva di demofobia, l'avversione per la folla. Un drappello di giovani si accalcava sui fianchi di una collina. Entravano e uscivano da cunicoli lungo le pendici, trascinando secchi e ceste. Insomma, una specie di inferno in terra, e lui era proprio lì, senza uno scopo, impotente, ignorato, inutile. Ebbe un sussulto e si svegliò di colpo. Diede un'occhiata al cellulare. Erano quasi le 5. Mancava oltre un'ora alla sua solita sveglia delle 6, preludio del rito del mattino, prima di andare al lavoro. Si alzò, anche se in largo anticipo. Mentre inseriva la capsula del caffè nella macchina, ripensò al sogno. Si ricordò di un documentario visto la sera prima. Era forse stato suggestionato. Lo avevano colpito in particolare le opere di un visionario pittore fiammingo, Peter Goyer. Del XVI secolo. Nei suoi quadri si agitava una variegata umanità di minuscoli esseri. Il sogno poteva essere stato innescato così. Il nostro cervello è una macchina straordinaria che nasconde archivi segreti trasmessi a noi con il DNA. Peccato che non abbiamo la password di accesso, pensava. Fin da ragazzo considerava i sogni una piacevole evasione fantastica dalla realtà, una proiezione della nostra fantasia, forse un modo per il nostro cervello di divertirsi o tenersi allenato mentre il corpo riposava. Per lui il mondo era un universo razionale, un insieme di attori, forze, movimenti, un sistema retto da una logica ferrea, numeri, equazioni, proporzioni, probabilità.
La materia è fatta di particelle viventi. Anche le pietre al loro interno si muovono vorticosamente, solo che noi non ce ne accorgiamo. Emozioni e istinti, in fondo, sono reazioni chimiche ed elettriche, generate dall'attività cerebrale attraverso impulsi che attraversano ad altissima velocità neuroni e sinapsi. I primi mammiferi erano comparsi sulla Terra 100 milioni di anni fa e si erano poi evoluti lentamente fino alla fauna odierna. Per una strana casualità, negli esseri umani il cervello si era sviluppato in modo straordinario, creando la neocorteccia, ed è lì che risiede la parte razionale del nostro intelletto. Uscì come di consueto per la corsa mattutina lungo un percorso a saliscendi. Alternava i passi con movimenti regolari, accompagnato dalla musica del suo smartphone. Si affidava alla selezione dei suoi brani preferiti, creata dal sofisticato algoritmo di Spotify. Homo sapiens sapiens. Provo a pensare a qualche nuova tendenza riservata che non violi la riservatezza, e ti faccio sapere, disse in modo ironico lui. Ottimo. Sei una persona intelligente e spiritosa, replicò lei. Lui attese prima di rispondere. Aveva letto in una ricerca che gli uomini, quando conoscono una donna, si concentrano prima di tutto sul loro vestito e sul loro corpo, immaginando come sbarazzarsi del primo e impossessarsi del secondo. Le donne, al contrario, misurano in modo istintivo negli uomini la loro intelligenza e il loro senso dell'umorismo, sognando di entrare nella loro vita. La vita è meravigliosa. Un ristretto club di 70 milioni di persone possiede un patrimonio di oltre 140 miliardi di dollari. In sostanza, l'1% della popolazione mondiale si gode oltre la metà della ricchezza di tutto il pianeta. Case, ville, castelli, società, azioni, obbligazioni, yacht, auto sportive, gioielli, opere d'arte, mobili antichi e sontuosi conti in banca. È quanto emerge dal periodico studio del colosso bancario svizzero Credit Suisse. Ma non basta, è come se questa elite di privilegiati avesse fra le mani una bacchetta magica, perché con il passare del tempo diventa sempre più prospera e potente. Nel frattempo, i restanti 7 miliardi e 900 milioni di abitanti della Terra tirano avanti a fatica, e ben 800 milioni di persone sopravvivono a stento con meno di 2 dollari al giorno. Elisabeth. Nel Stellarium Café and Terrace si trova in una delle aree turistiche più popolari di Londra. È situato su 2 livelli di un antico edificio, incastonato fra i cortili dell'abbazia di Westminster. Elisabeth aveva prenotato un tavolo sulla terrazza alle 13 per il gruppo di amici. Aveva esteso l'invito al giovane con un messaggio. Lui era arrivato a Londra la sera prima, aveva dormito in un elegante ma discreto appartamento nei paraggi di Covent Garden, la zona di Londra che prediligeva. A 2 passi da Piccadilly Circus, Covent Garden lo affascinava per la sua atmosfera. Nei dintorni c'erano gran parte dei teatri in cui andavano in scena i musical, sua grande passione. Lui arrivò al ristorante con un paio d'ore d'anticipo. Ne approfittò per visitare ancora una volta l'abbazia, un luogo che considerava propiziatorio, un luogo portafortuna.
padroni del mondo. Aveva ripensato a quello strano sentimento che accomunava i giovani più brillanti. Un atteggiamento che si ripeteva da centinaia di anni. Chi otteneva buoni risultati negli studi pensava di essere il padrone del mondo, di sapere e poter capire tutto. Era sicuro di avere davanti una vita facile, piena di successi. Lo studio dà una marcia in più, ma la vita reale, fuori dalle aule, è un'altra cosa, aveva pensato. E lei lo sapeva bene. Aveva visto allievi di grandi speranze perdersi, travolti da eventi imprevisti o delusioni amorose. Altri alunni, poco inclini allo studio, avevano avuto invece un grande successo nel lavoro e nella vita. Alcuni avevano avviato un'attività in proprio con un'incredibile metamorfosi, impacciati in aula, sicuri di sé e degli affari. Altri semplicemente erano sbocciati solo dopo la laurea, distratti, pigri, svogliati in classe, fenomeni quando avevano scoperto la propria vocazione. Per lei era stato diverso. Lo studio era un amore duraturo, una passione che non l'aveva mai abbandonata. Tutti assieme erano i profeti di una rivoluzione che sta cambiando il mondo. E questo, signore, era soltanto un brevissimo passaggio di Longevità fatale. Il bellissimo romanzo di Attilio De Pascale. Quindi avete capito, il livello. E adesso, con la domanda di rito, andremo a fare la conoscenza del nostro autore, per chi ancora non lo conoscesse, per cui chiederemo Attilio De Pascale. Chi è Attilio De Pascale? Tocca a me? Tocca a te. Allora, io mi presento brevemente. Sono di origini di famiglia pugliese, nato a Pisa, ma vissuto quasi sempre a Milano, quindi diciamo milanese di adozione. Ho iniziato a lavorare molto giovane, come giornalista economico, in particolare ho lavorato al Sole 24 Ore, ma mentre ho iniziato a lavorare mi sono iscritto all'università e pian pianino ho finito comunque gli studi in campo economico. Dopo il giornalismo, intorno ai 30 anni, mi sono trasferito nelle aziende, occupandomi sempre di comunicazione e marketing. Ho lavorato in Italia, a livello europeo, a livello internazionale. Ho già scritto diversi libri, dei libri di economia, di management. Questo è il primo romanzo giallo, Longevità fatale, è un thriller ambientato su scala internazionale. Fantastico, e ci fermiamo per ora. Allora, ti faccio questa domanda: come ti è venuto in mente di approcciarti alla narrativa? Sono curioso. L'idea di approcciare? La narrativa. Per molti anni nel mondo delle aziende ho dovuto mettere un po' così in campo l'immaginazione, la creatività, per cercare di promuovere l'immagine dell'azienda, i prodotti, i servizi. Io ho lavorato un po' in tutti i campi, nell'industria, nelle banche, nella finanza. Nei servizi, e quindi ogni volta era una sfida per cercare di mettere in luce le cose positive della nostra azienda, delle persone che ci lavoravano, eccetera, eccetera. E un bel momento ho pensato di poter fare lo stesso lavoro, utilizzare gli stessi ingredienti per scrivere una storia avvincente, che è un thriller, ma è comunque, mi auguro, ironico, divertente,
che potesse piacere ai lettori. Quindi è stato scritto per i lettori. Perfetto, quindi una sfida, ami le sfide, anch'io amo le sfide, quindi abbiamo un'affinità elettiva. E direi che la sfida l'hai proprio vinta alla grande. Adesso entriamo nel cuore dell'intervista. Quindi parliamo di longevità fatale. Guardate quanto è bella anche il titolo, molto intrigante. Io ve la avvicino un attimo, anche se ho quel maledetto riflesso lì, perché la copertina è molto elegante, molto patinata, molto lucida, è un bellissimo cartaceo. Ovviamente anche Attilio, il suo pargolo ce l'ha lì, a portata di mano. Ecco, guardate, è una copertina molto evocativa. È inutile dire che la copertina cioè, è fondamentale, la prima cosa che si vede di un libro, sia in una libreria fisica, sia anche così, curiosando su uno store online, è questa cosa qua. È di un'importanza basilare. Allora, direi che la copertina è intrigante, quindi attira l'attenzione. Attira l'attenzione. Attilio, ci potresti dire qualcosa su questa splendida copertina? Allora, vedete chi vi è? Allora, ve la avvicino, guardate un attimo. La copertina è molto particolare. È un paradosso. Esatto. Un albero che ha il tronco a forma di DNA, e questo è già uno degli ingredienti del libro, la genetica. Questo albero cresce nel deserto, in un deserto, no? Quindi c'è sotto, quindi già questa è un'anomalia, ed è per metà fronzuto con le foglie e per metà come se fosse in inverno, quindi è un albero che è a cavallo tra due stagioni, diciamo così. E quindi questo è un po' uno dei temi del libro, il fatto che ci sono delle contraddizioni, dei paradossi che poi mano a mano verranno raccontati nel corso della storia. Assolutamente. Quindi la copertina è estremamente fascinosa, permettetemi questo termine, e la decodificherete, quindi capirete quanto la copertina sia perfetta a contenuto solo leggendo il libro, perché questo è ovvio. Noi possiamo parlare del libro, ma fino a un certo punto il libro va letto, eh? Ok, libro letto. Allora, Attilio, ti faccio una domanda duplice. Ti chiedo, allora, un po', anche se qualcosa hai detto, però magari possiamo essere più precisi. Come è nato? Come ti è venuto in mente una storia del genere? Perché sono curiosa. E ovviamente qualcosina. Sulla storia, quindi tra i personaggi, quel tanto che tu ritieni giusto, sufficiente per incuriosire i tuoi lettori, i potenziali lettori, ovviamente senza rivelare troppo, però insomma bisogna qualcosa dire, anche perché questo albero così a metà con un DNA come fusto, insomma. Molto intrigante. Allora, comincio raccontando un pochettino la storia e poi racconterò come mi è nata l'idea. Certo. Cinque personaggi, all'apice del loro successo, muoiono in circostanze misteriose in diverse parti del mondo. Da Portofino, in Italia, a Singapore, in Oriente, da Santorini, isola greca, a Capri, di nuovo in Italia, per finire nei Caraibi. Questi cinque personaggi sono tutti all'apice del loro successo professionale e sono degli imprenditori, degli avvocati, dei manager e così via. Tutti e cinque i casi, però, vengono archiviati dopo una breve indagine come decesso per cause naturali, quindi non c'è neanche la ricerca di quello che potrebbe essere un assassino o un'assassina. No, non c'è un killer apparentemente, perché muoiono tutti in circostanze molto strane, molto curiose, ma di morte naturale. Nel frattempo però due personaggi che entrano in campo, che sono un analista dei servizi segreti di un
famoso paese che poi si scoprirà qual è una giornalista televisiva inglese, i due finiscono poi per mettersi insieme, seguono un'ambigua pista fatta di singolari coincidenze che si incrociano con il loro lavoro e cominciano a sospettare che queste morti, sì, sembrano naturali, ma forse c'è qualcosa di strano, c'è qualcosa che non torna. E quindi la storia si dipana fra questi continenti, tra questi personaggi che non si conoscono fra di loro, con una base degli ingredienti che sono la genetica, le tecnologie, ma anche le passioni umane, diciamo gli elementi primordiali della nostra vita. Sullo sfondo, ma neanche poi tanto, c'è un geniale imprenditore nativo di Sarajevo, che è venuto però a studiare in Italia, a Pavia, ha fatto l'università a Pavia, e che ha fatto fortuna con gli integratori, che oggi vanno per la maggiore. Bene, questo personaggio ritiene di aver trovato una essenza, un elisir, che permette di allungare la vita umana fino a 150 anni, ma non decrepiti, in perfetta forma fisica e mentale. Il segreto in una essenza estratta da una pianta rarissima che lui ha incontrato per caso con le sue ricerche per gli integratori, e quindi su questo si scatena una sorta di corsa dei ricchi del mondo che vogliono ovviamente accaparrarsi una porzione, una parte di questo elisir per allungare la vita umana. Ma attenzione, la longevità può essere fatale. Assolutamente sì, direi che Attilio sei stato praticamente perfetto sotto ogni profilo, come Mary Poppins. Direi che... Seconda domanda, come è nata l'idea? Allora, l'idea è nata così, lo racconto con grande sincerità e trasparenza. Un personaggio che è stato un grande mentore nella mia vita era perché non c'è più, il padre di una compagna di classe di mia sorella. Lui è stato una persona importante nella mia vita perché mi ha insegnato a giocare a scacchi quando ero ragazzo, mi ha dato la passione, mi ha in qualche modo trasmesso la passione per la musica classica, anche l'opera, eccetera, eccetera. Mi ha dato la possibilità di imparare a condurre una barca a vela, e poi è stato un ispiratore di tante cose, di scoperta di cose belle, interessanti e così via. Quindi è stato per me un mentore. Alcuni anni fa, quindi prima di scrivere il libro, l'ho rivisto, era ormai anziano, 95 anni, e avevamo l'abitudine di mangiare insieme, pranzare insieme, e poi io lo accompagnavo a sentire dei concerti di musica classica qui a Milano. Ebbene, durante uno di questi pranzi, lui ha declamato, ripeto, 95 anni, interi canti di Dante a memoria. Fortuna, era un cervello. Non in grado di fare, io non sono in grado di fare. Ho una buona memoria, ma non così straordinaria. L'uomo era un ingegnere di origini umili, con una vita straordinaria. E allora ho cominciato a pensare, così mi sono ruotato insieme una serie di idee sulla longevità, ho studiato, ho fatto un po' di ricerche e ho scoperto che per oltre decine di migliaia di anni nell'umanità la vita media delle persone, uomini e donne, non superava i 40 anni, in media, ovviamente c'erano dei picchi, dei personaggi che sono vissuti più a lungo, però in media, nei tempi dei Romani, il Rinascimento, anche dopo, la vita media era intorno ai 40 anni e con una elevata mortalità infantile. Bene, nell'arco di un solo secolo e mezzo la speranza, l'aspettativa di vita è raddoppiata. Oggi nel mondo si aggira intorno ai 75 anni, in Italia anche oltre gli 80, siamo uno dei paesi più longevi del mondo, e quindi combinando queste sensazioni da un lato e queste ricerche ho immaginato di scrivere un libro che si chiama appunto Longevità Fatale. Bellissimo Attilio, bellissimo Attilio, e aver conosciuto una persona del genere che ha segnato così la tua esistenza
È un qualche cosa che veramente non apprezzo, è un qualcosa di straordinario, straordinario. Bene, è tutto, diciamo così. Oso? Cosa? Beh, posso usare una bella fortuna. Ma non tutti capita, eh? Ma non tutti capita, perché è una cosa straordinaria, veramente. Allora, prima di dirvi un po' le mie impressioni sul libro di Attilio, che io ho letto molto volentieri, voglio contraccambiare i miei saluti, ovviamente, insieme ad Attilio. Quindi sia io che Attilio contraccambiamo i saluti di due cari amici, entrambi scrittori, che si sono messi in collegamento con noi, e sono Roberto Manzocchi, che è veramente una persona speciale, veramente. E poi un'altra carissima amica che è Renata Stoisa, quindi una bravissima scrittrice che ci segue da Torino, quindi anche lei è appunto molto brava e io voglio molto bene anche a Renata Stoisa perché anche lei è una persona speciale. Quindi grazie Roberto, grazie Renata per essere qua con noi. Sia io che Attilio vi mandiamo i nostri saluti. Grazie per essere qua, perché sapere che qualcuno ci sta seguendo in diretta, beh, ci fa piacere, no? Ci fa sentire in compagnia, no? È molto bello. Allora, io ho letto molto volentieri il libro di Attilio, Longevità fatale. Io l'ho letteralmente bevuto, no? Ecco, Allora, io innanzitutto dico questo, che il libro di Attilio è un qualcosina di più di un thriller. Allora, voi vedete qui c'è scritto chiare lettere, ah, thriller, e anche il nostro Attilio ha parlato di thriller. Però è un thriller un po' molto particolare, perché vi sono delle tematiche gigantesche. Allora, innanzitutto il libro intrattiene, è divertente, e questo è giusto. È stato inserito nella collana dei thriller, quindi passo tra te il suo dovere di intrattenere, perché il thriller deve intrattenere, deve divertire, ok? E questo lo fa, ve lo assicuro, perché il lettore rimane incollato proprio alle pagine, dalla prima all'ultima. Questo ve lo garantisco, il libro si vede, si beve. Se il libro è noioso, non fa il suo dovere, lo si accantona, spesso. Molti, no, libro noioso, lo mollano, non le, no, assolutamente, con Longevità fatale non vi può succedere questo. Abbiamo parlato di un genere, di un thriller. Sapere che io non amo tanto parlare di generi, anche se lo ammetto, i generi sono utili, no? Sono molto pratici. Cioè, si deve partire da uno schema, no? Però è bellissima la contaminazione, no? Il libro, infatti, Attilio De Pascali ha una marcia in più perché, insomma, anche parlando dietro alle quinte, vi ho un po' detto ad Attilio, ci sono delle contaminazioni e queste contaminazioni rendono il libro pregnante. Cioè, le contaminazioni sono un valore aggiunto perché è thriller, ma si scompina un po' nella spy story, nel thriller psicologico, perché ci sono tanti personaggi. È chiaro, c'è un personaggio protagonista, anzi due, diciamo così, che Attilio ha accennato, però i personaggi sono tantissimi e tutti ben descritti e vi è una bellissima analisi psicologica. Cioè, è chiaro che se a latere, diciamo così, dell'indagine classica non vi è un'indagine psicologica, il libro ha poca pregnanza, anche se però Attilio lo ha detto chiaro, È un thriller, ma non vi è una vera e propria indagine. Quindi molto sui generis. È un libro quindi che diverte, ma che fa pensare perché tocca degli argomenti talmente enormi che potremmo parlare del libro di Attilio da qui all'eternità. E poi, insomma, a me è piaciuto in modo particolare perché avendo, ebbene sì, mi conoscete. Un background di un certo tipo, tutti questi richiami al cervello umano, alle sinapsi, a tutte queste cose, a me, insomma, fa andare in un brodo di giuggiole. Io veramente
sono rimasta colpita innanzitutto dalla precisione di Attilio, perché Attilio ha studiato per scrivere questo libro. Quindi le nozioni, quello che dice è vero. E cosa succede? Spesso gli artisti sono, non so come dire, hanno tanta fantasia, e talvolta riescono anche a prevedere le scoperte scientifiche. Pensiamo, uno fra tutti, Jules Verne. Ragazzi, non so se mi spiego. Dalla Terra alla Luna. Certo. Ragazzi, partiamo, passiamo. Poi, uno per tutti, che adoro, Isaac Asimov. Allora, Isaac Asimov, va bene, aveva ben due lauree, ok? Ma stiamo parlando di lauree in campo scientifico, era laureato in biologia e in chimica. Ma di quanti anni parli? Cioè, andiamo ben indietro negli anni quando lui ha scritto Io Robot, che è un capolavoro assoluto, assoluto della letteratura mondiale. Ok? Cioè, proprio perché gli artisti hanno questa dote, no? Questa creatività che li spinge oltre. E io voglio restringere il campo. Allora, voglio restringere il campo perché adesso noi in che direzione stiamo andando? Allora, stiamo andando sempre di più verso quella che è l'intelligenza artificiale, no? E pensiamo solo alla rivoluzione digitale, che cambiamento ha dato alle nostre vite, cioè sono state completamente rivoluzionate. E questo ha rivoluzionato tutta l'economia. Insomma, Attilio, il suo mestiere viene dall'economia, dalla finanza. Quindi è una vera e propria rivoluzione e indietro non si torna. Quindi dobbiamo accettare questi cambiamenti e in qualche modo adattarci, ok? Perché indietro non si torna. E gli scienziati continuano ad andare avanti. La ricerca non si ferma, assolutamente. Anche se a volte, ok, l'essere umano, diciamo così, io oso dirlo, ceffa. Ceffa perché sfrutta, diciamo così, le sue conoscenze non per il bene dell'umanità. Ma spesso le conoscenze vengono monopolizzate, vengono indirizzate verso scopi che non hanno proprio nulla a che fare con il benessere dell'umanità e del pianeta. Vabbè, ricordiamo una cosa, una per tutti, talmente gigantesca, ricordiamo, bomba atomica, c'erano tutti gli scienziati dietro, fisici migliori dietro a sta cosa. Pensiamo, questo è un esempio banale. Ok. Quindi, allora, bisognerebbe convogliare le nostre conoscenze in una certa direzione, e se uccidiamo presto una regolata, l'Homo sapiens sapiens, che è l'apice dell'evoluzione, ha solo una strada, che è quella della discesa, perché non c'è un'altra. E poi di casa dobbiamo pensare che ne abbiamo una sola. Quindi siamo legati E uguale mc quadro. Non siamo in grado di superare la velocità della luce. Quindi, ok, Meno il tempo. siamo radicati qua. Noi possiamo andare sulla Luna perché è un tiro di schioppo la Luna. Ma anche se andiamo su Marte e troviamo un batterio, quindi troviamo la vita, poi che ce ne facciamo in fondo? Quindi sarebbe, a mio avviso, guardate, sono appunto, mi conoscete, ecco l'attività che ho fatto per tanti anni, non si scappa da questo, no? Quindi dovremmo prenderci cura del nostro pianeta, cosa che non stiamo facendo, e ormai siamo, per me, ad un livello di non ritorno. Allora, quindi, guardate quante tematiche, e poi, dopo queste,
Quale altra tematica ti può venire in mente dopo aver parlato di tutta questa roba? Che senso ha la nostra vita? Che ci facciamo qua? Allora, che senso ha la longevità? Gli uomini hanno sempre avuto il mito, no? Dell'immortalità, la volevano, la pietra filosofale e quant'altro. Ma in fondo la risposta di base non l'abbiamo ancora. Ecco, Però voglio che tu aggiungi e che commenti un po' le mie parole. qualcosa sta succedendo. Allora, intanto do qualche numero straordinario anche per me. Non solo la vita media delle persone si è allungata, e questo è un po' È un dato di fatto. di fatto la base di cui parla il thriller Longevità fatale, ma la cosa straordinaria è che i centenari nel mondo oggi sono molti più di quanto ci immaginiamo. Sulla Terra ci sono circa 8 miliardi di persone, ebbene ci sono 500.000 persone che vivono che hanno più di 100 anni. E di queste ben 20.000 sono in Italia. L'Italia è uno dei paesi nel mondo con la più elevata incidenza di centenari. Non solo, ma quando ho scritto il libro, ovviamente è un libro, è un thriller di longevità fatale di fantasia, anche se è ancorato a dati, a fenomeni, a ricerche, a cose reali. Non potevo immaginare che alcuni grandi personaggi, parliamo di Jeff Bezos, il proprietario di Amazon, e di Elon Musk, che ha lanciato la Tesla, hanno annunciato loro e altri massicci investimenti, stiamo parlando di milioni di dollari, per allungare la propria vita umana. Quindi ovviamente puntano anche loro a vivere più di 100 anni in ottime condizioni di salute, come il visionario personaggio che si chiama Goran Dragovic, protagonista di Longevità Fatale. Quindi anche io nel mio piccolo, come i sogni che tu hai citato, Giulio Verne, ma ce ne sono tanti altri, si stanno, da quando l'ho immaginato, quando l'ho scritto e l'ho pubblicato, si stanno in qualche modo avverando. I Assolutamente sì. dicono che i nati oggi, nel nuovo secolo, negli anni dal 2010-2020 in avanti, hanno in Italia un'aspettativa di vita di oltre 100 anni. Ma E questo è proprio vero. ci sono i segreti della longevità? Se vuoi ne parliamo un attimo. Posso? Assolutamente sì, anche perché poi devo fare una specificazione che è proprio tipica da biologa che ha lavorato prima all'inizio in immunologia e poi in tutt'altro campo, che ben tu sai. Prego a te. Allora, Longevità Fatale, ripeto, è un thriller con una sua trama, con delle passioni, anche questi cinque personaggi che perdono la vita in modo misterioso, però c'è sotto anche un pochino la vicenda della longevità. Gli studi più interessanti sono stati fatti in cinque zone del mondo che si chiamano zone blu, dove è stata riscontrata un'elevata concentrazione di centenari. Una di queste zone è in Italia, in Sardegna, che si chiama Ogliastra. E gli scienziati in breve hanno scoperto che i gruppi di persone che vivono in queste cinque zone del mondo, una in Giappone, una in Italia, una in Grecia, l'altra in Costa Rica e la quinta in California, negli Stati Uniti, hanno delle cose in comune e sono le seguenti. Uno, l'alimentazione. È un'alimentazione molto vicina a quella mediterranea, basata su un certo equilibrio e soprattutto l'assunzione di pesce, legumi, Certo. verdure. In assoluto queste persone non mangiano troppo, non sono abbondanti, diciamo, nel peso, mangiano bene. Un altro degli alimenti, per esempio, viene spesso citato, sono le noci, l'olio. Ecco, ci sono una serie di cose che mettono a comune queste persone. Poi ci sono ovviamente dei fattori ereditari. Chi nella famiglia dei centenari ha più probabilità di superare a sua volta i 100 anni di età. Una seconda importante caratteristica
l'attività fisica. Queste persone fanno un'attività fisica moderata, quindi non sono dei campioni dei 100 della maratona, però la fanno in modo costante, regolare, tutti i giorni, anche solo passeggiare, camminare, fare le scale, eccetera, eccetera, quindi tenersi fisicamente in allenamento. Ma non solo, tengono la testa allenata, e da questo punto di vista poi c'è anche una ricerca molto interessante che vi racconterò sulla lettura dei libri, che allungano la vita. Dicevo, un elemento in cui la testa viene tenuta in allenamento, c'è un coinvolgimento continuo e, altro elemento interessante, hanno una grande vita sociale, ma non è la vita dei social media con Facebook, con i messaggini, che certo oggi è la regola, ma è una vita sociale fatta di rapporti, di relazioni con altre persone. Poi il segreto più straordinario, sono persone ottimiste che si dedicano in qualche modo agli altri, collaborano con gli altri, quindi sono, tra virgolette, abbastanza felici, contenti di esistere, di stare al mondo e quindi trasmettono questa felicità. Fantastico, ma guarda, allora hai toccato degli argomenti estremamente veri. Allora, innanzitutto l'alimentazione, perché ci sono per esempio la presenza di acidi grassi essenziali, quant'altro, la dieta mediterranea è eccezionale da questo punto di vista, l'attività fisica moderata, perché oltretutto ci sono degli sport che non fanno bene alla salute, per esempio la maratona fa malissimo, il ciclismo ti fa venire un cuore grosso come un bue, quindi assolutamente non fa bene alla salute. L'unica cosa, ecco, che io penso, permettetemi, concedete, da ex neuroscienziata, che ne ha viste di tutti i colori. Allora, sapete un po' qual è il difetto degli uomini? Che non hanno priorità. Allora, la donna si sa che campa di più dell'uomo. Perché? Beh, campa di più dell'uomo, perché diciamocelo chiaro, è stata, diciamo così, selezionata dal parto, perché cioè, se abbandoni una donna a se stessa, ha sì e no il 40% di possibilità di sopravvivenza e 60% il bambino. Quindi le donne sono state selezionate da questo, ok? Progettate per riprodurre. E quindi Esattamente, se sono state non progettate. devono fare solo quello nella vita, se no mi attaccano subito. Non è che devono solo riprodurre, però No, ci gli mancherebbe. Ma è così, Attilio. Oh, uomini cioè, io. bisogna stare sempre molto attenti con le parole. No, ma. L'uomo contribuisce, però diciamo, contribuisce inizialmente, però poi tutta la gestazione è una cosa che possono fare, è un privilegio che hanno solo le donne. Assolutamente sì. Poi per quello che riguarda il fatto che Elisabetta e Attilio sono entrambi uomini, nel senso di appartenenti alla specie Homo sapiens sapiens, per cui io personalmente mi sento molto Homo. Semplicemente io sono del genere femminile, Attilio maschile, abbiamo una psiche diversa. E meno male, perché la psiche maschile e femminile sono complementari, la struttura del cervello è diversa, le nostre attitudini, anche lo sviluppo è diverso, però a livello intellettuale, dopo una crescita diversa, uomo e donna sono identici. A livello psicologico, no. Ed è giusto così, perché così ha voluto la natura, no? Quindi è giusto. Ecco, quello che diciamo, non accetto è la mancanza di priorità. Perché allora a tutti piacerebbe vivere a lungo e bene, no? Allora, però quello che a me non piace è la disparità. Io ho citato quel brano bellissimo che ha scritto il nostro Attilio, in cui veramente ci dà dei dati reali agghiaccianti, ma veramente agghiaccianti. Allora, diciamo, in alcune parti del mondo si ha veramente una possibilità di vita lunghissima. Pensate che ci sono dei posti, ahimè, dove, citiamone uno, la cosiddetta Africa, allora, dove la prima causa di morte è il morbillo.
dei bambini. Ci sono zone in Africa, ma questi sono dati di fatto, cioè carta canta, perché cioè, per me il dato è vero se è statisticamente significativo, come si mette nei lavori che si pubblicano, ok? Poi no, perché non sono stati vaccinati contro il morbillo. Il morbillo è una malattia che può essere terribile, soprattutto se sei immunodepresso, se mangi poco e quant'altro. I bambini muoiono di morbillo, per il morbillo. E le persone, gli adulti, i genitori, non si vogliono affezionare ai bambini come qua succedeva nel Medioevo, perché il bambino aveva talmente poche possibilità di sopravvivenza che gli adulti li tenevano a distanza perché ci si potevano affezionare. Allora, ok, mi va benissimo andare su Marte a cercare il batterio, ok, mi va benissimo cercare il motivo della longevità, però esistono delle priorità, cioè i soldi dovrebbero essere distribuiti, cioè diciamo risorse, innanzitutto per risolvere i problemi di base, perché basterebbe la volontà che non c'è per risolvere tutta una serie di problematiche pazzesche, terribili, che causano morte, dolori immensi, che sarebbero risolvibili. Lo so, con un vaccino, con l'uso degli antibiotici. Ok, qui mi fermo perché Va se bene. ho in farmacologia, anche lì per un periodo insegnavo farmacologia, e quindi certe malattie che causano veramente morte, una cosa orripilante, basterebbe avere un antibiotico a portata di mano. Ecco lì che la vita sarebbe salvata, no? Ecco, quindi è questo che manca agli uomini, la priorità. Poi io sarei stata la prima, se io da ragazzina, io sognavo fare l'astronauta, cioè, ma ancora adesso mi dicessero, guarda, ti spediamo sulla Luna, ma io ci vado, cioè, non mi piacerebbe tantissimo, però questo non deve essere fatto a discapito di altre cose che io ritengo più basilari. Questa è la mia opinione, che può essere condivisa o meno, però io da biologa amo la vita. Amo la vita. Posso dare tre piccole priorità? Torniamo un po' sul libro ai nostri ascoltatori. Allora, perché Certo, vai. leggere Longevità fatale? Prima di tutto, uno studio condotto dall'Università di Yale negli Stati Uniti su un campione di persone over 50 anni, ma condotto per più di 10 anni, ha dimostrato che la lettura dei libri, incredibile, allunga mediamente la vita di quelle persone di 2 anni. Perché? Perché a differenza di messaggini, poste, cose del genere, la lettura di un libro stimola una serie di funzioni del nostro cervello, che è alla fine l'organo che guida la vita umana, no? E permettono quindi di conservare una buona attività, un buon allenamento del muscolo cerebrale, diciamo così, anche se non è tecnicamente un muscolo, e quindi aiutano ad allungare la vita. Quindi un primo buon motivo è leggere i libri, allunga la vita. Perché poi Quindi leggete Longevità fatale, che ve la allungherà di sicuro. Longevità fatale. Perché pur essendo un thriller, ovviamente è destinato ai lettori a cui piacciono i thriller, non è macabro, un horror violento, eccetera, eccetera, è un libro che racconta di un fenomeno nuovo con una storia che scorre tra diversi paesi del mondo, tra i quali comunque c'è anche l'Italia, ed è un libro particolare, innovativo, interessante, pieno di curiosità, di spunti, e vorrei dire con un po' di modestia che sicuramente, oltre ad appassionarsi alla storia, magari si impara anche qualcosina. Terzo consiglio, se proprio non ce la fate a leggerlo, almeno compratelo, perché comunque brava Tio, insomma, oh ragazzi, cioè milanesi e genovesi uguali, grazie. uguali.
L'Evangelio Infernale è un libro che è stato, ripeto, scritto ed è frutto di un furto, e lo posso rivelare tranquillamente. Ricordo la frase di un grande artista che una volta disse: i mediocri copiano, i geni rubano. Lui si chiamava Michelangelo Buonarroti, quindi mi metto veramente a tappetino di fronte a questo personaggio, però posso rivelare che il libro è frutto di un furto, nel senso che molte delle idee, degli spunti, degli aneddoti, dei particolari contenuti nel libro sono frutto di un'attenta osservazione, ma anche di dialoghi fatti con tantissime persone, anche persone incontrate in treno, al bar, in una cena, in un aperitivo. Io mi fermavo e prendevo degli appunti segnandomi queste idee. E poi c'è un team di più di una ventina di persone che ha collaborato al libro e sono tutte elencate e ringraziate alla fine del libro per gli aspetti tecnici. Quindi ci sono persone, medici di medicina legale, avvocati, imprenditori, personaggi che lavorano nella finanza, alcuni magistrati, un personaggio a livello molto alto dei servizi segreti. Quindi tutta una serie di particolari e di cose che vengono raccontate sono vere o verosimili. C'è ovviamente un pizzico di fantasia, ma né più né meno come Jurassic Park o il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde. Ecco, quindi un pizzico di fantasia c'è, ma tutto il resto è vero o verosimile. Assolutamente sì, è la bravura proprio del nostro artista, di Attilio De Pascali, e quello di Pascali è quello proprio di rendere verosimile ciò che vero non è, e questo è nelle sue capacità. E poi ve ne dico una, quello che ha detto Attilio è verissimo, cioè perché il nostro cervello risponde agli input e sì, ve lo dico, magari andatelo a cercare, questo fenomeno è la long term potentiation, che è alla base di questo meccanismo. Quindi leggete. Adesso, Attilio, ti faccio una domanda per incuriosire un po'. Allora, ci puoi dire brevemente un pochino la tecnica che hai utilizzato, anche i tempi verbali, qualcosa sulla tecnica narrativa, senza scendere in dettaglio, così, in generale. La tecnica narrativa è stata costruita in modo da rendere i capitoli intanto brevi, con un'alternanza di capitoli di lunghezza normale e di alcuni brevissimi, di una o due pagine. Tutte le frasi sono costruite in modo da essere facilmente comprensibili. Non è Longevità fatale, non è un libro per dotti o eruditi, è fatto per meglio dei lettori italiani. Quando si parla di aspetti anche scientifici, vengono sempre spiegati in modo divulgativo. Le frasi sono costruite cercando di dare un ritmo al libro, è una tecnica cinematografica, cioè si crea da un lato un po' di suspense, dall'altro ci sono dei colpi di scena e si cerca di tenere incollato il lettore alla storia, lasciando sempre, gettando qualche indizio, qualche elemento qua e là durante il libro, che verrà poi svelato nella parte finale. C'è una ricerca ossessiva, questo lo posso confessare, di evitare le ripetizioni, quindi un uso molto accurato dei sinonimi, dei contrari, delle perifrasi, per evitare, insomma, che il lettore trovi la stessa parola più volte, a meno che la ripetizione non sia voluta, cioè proprio per insistere su un concetto. I dialoghi sono stati scritti e poi rivisti con una tecnica particolare, semplice ma eccezionale. Sono stati riletti ad alta voce, in modo da verificare con un'altra persona ogni volta se sembrava veramente un dialogo oppure era una forzatura. Quindi tutto è stato un pochettino calibrato e ci sono state alcune persone che mi sono state molto vicine nel rileggere il testo e nel darmi delle critiche e dei consigli utilissimi. Quindi Longevità fatale è un libro scritto da me, Attilio De Pascalis, ma è frutto veramente di un lavoro di squadra di tante persone. E mai come in questa occasione le osservazioni e le critiche costruttive
sono servite, sono state tenute in grande conto. Bellissimo. Infatti la lettura ad alta voce è eccezionale, cioè è la prova delle prove. E poi lavorare in squadra è una cosa bellissima, perché crea un legame enorme fra le persone e critica costruttiva è importantissima, si cresce. Poi se si è circondati da amici sinceri. Esatto. Posso dare un'anticipazione? Allora, il libro, lo ripeto, Longevità fatale, 240 pagine, anche la misura del libro è stata studiata in modo da poter essere letto in un viaggio Milano-Roma in Freccia Rossa andata e ritorno, cioè non comporta delle settimane, si legge abbastanza velocemente. La versione originale era un po' più lunga, poi è stata accorciata sacrificando alcune cose. L'anticipazione è che il libro Longevità fatale, editore Mind Edizioni, si trova in tutte le librerie, su tutti i portali, quindi Amazon, Kobo, Apple, eccetera, eccetera, in versione sia cartacea che digitale, l'ebook. Tra l'ebook, fra l'altro, in questo momento, ho controllato oggi, è al 12° posto nell'ebook, nella sua categoria dei gialli, e poi c'è una sua categoria particolare dove è addirittura al 2° posto. Ha avuto moltissime recensioni positive e tra i finalisti di alcuni premi letterari. A distanza, fra qualche mese, uscirà anche l'audiolibro, che è una grande sfida perché c'è un pubblico crescente in Italia che compra gli audiolibri. La seconda anticipazione è che è in programma sicuramente un sequel di Longevità fatale, dove questo fantastico elisir che permette di allungare la vita prende forma, quindi nasce, e succederanno tutta una serie di cose. Nel frattempo però sto lavorando a un nuovo libro che si chiamerà Amore fatale, che quindi invece della longevità parla dell'amore, che può essere fonte di grande felicità oppure può essere fatale, ma non è una storia di femminicidi, di killer, eccetera, eccetera. Ancora una volta sarà uno scenario internazionale dove si incroceranno i sentimenti, le passioni, con alcune curiose scoperte. Il libro si basa, quello nuovo, si baserà sulle relazioni d'amore di lungo termine che durano, non gli amori passeggeri. Però, diciamo, tornando a Longevità fatale, lo trovate, come ho detto, dappertutto, lo potete prendere e acquistare. Ha avuto delle ottime recensioni anche su molte testate, su siti, eccetera, eccetera. Ovviamente è il libro di un esordiente come autore di thriller, è il primo, ma sicuramente non sarà l'ultimo e sicuramente non sarà una lettura fatale per voi. Assolutamente no, io vi consiglio di leggerlo perché vi stupirà, veramente vi stupirà. Allora, Attilio, ci hai un pochino detto dove possiamo trovare il libro, ci hai raccontato qualcosina sui tuoi progetti, quindi stai lavorando, arriverà il sequel, quindi ovviamente Attilio, è inutile che te lo dica, hai già il buono per tornare ad Autori Domiciliari, io ti aspetto perché voglio leggere il prossimo, perché questo mi ha incuriosito tantissimo, è proprio nelle mie corde, cosa volete fare? Gli argomenti sono i miei, quindi ti aspetto qua, hai già il buono. E ti chiedo un'ultima cosa, però prima salutiamo sia io che Attilio altri amici che si sono collegati con noi. Quindi sì, ricambiamo i saluti di Margherita Rita Gestro, che è una grandissima, una donna speciale, una grande e scrittrice anche lei, quindi Margherita, grazie per essere qua, sia io che Attilio ti mandiamo i nostri saluti, è del Monferrato, la signora Monferrato, dei posti bellissimi. E poi abbiamo Maria Rosaria Pugliese, lei mi chiama Elisa, no? Allora, ciao Elisa, interessante argomento, quindi anche Maria Rosa è una carissima persona e è una scrittrice di thriller, eh? Maria Rosaria, però è come te, usa... non calca mai la mano, quindi come te Attilio scrive dei libri che sono accessibili a tutti, perché non ci sono scene violente, truculente, mai, quindi sempre l'argomento è trattato in maniera molto delicata e fa, diciamo, volare con la fantasia al lettore.
Quindi, Maria Rosa, sia io che Attilio, contraccambiamo i tuoi saluti con affetto. A questi punti, ti faccio quest'ultima domanda. Dove ti possiamo trovare sui social? Perché è bello poter contattare il proprio autore, e per l'autore è bello ricevere dei feedback, come già accennato Attilio, però si accetta tutto e Attilio risponderà a tutto, ne sono sicura. Però se si, cioè, un libro può piacere o non piacere, come tutte le cose, però ricordiamo che il libro è un qualche cosa di speciale, non è un oggetto qualunque. E poi se si fanno delle critiche, come ha detto Attilio, cioè la critica deve essere costruttiva, perché se è distruttiva si rimanda al mittente. Quindi Attilio, dove ti possiamo trovare sui social ed eventualmente contattarti? Allora, sui social mi trovate nella mia pagina Facebook personale, che ha alcune centinaia di follower che ho ricreato e costruito apposta per il libro. Poi potete trovare sul mio sito web, che è il mio nome e cognome, Attilio De Pascalis, quindi lo trovate molto facilmente. Lì ci sono, c'è anche la possibilità di scrivere un indirizzo email al quale potete scrivermi e rispondo facilmente. Poi mi trovate su Instagram e fra poco esordirò anche su TikTok. Quindi diciamo che ho un po' messo tutto a disposizione, e fra l'altro sia sul sito che anche su YouTube trovate dei brevi trailer del libro che abbiamo creato, perché il libro è multimediale, nel senso che è pensato per poter essere in futuro longevità fatale anche la trama di un film, di una serie televisiva, chi lo sa, e quindi trovate un trailer che uso anche durante le presentazioni. Adesso ho in corso un po' di presentazioni a Milano, ce ne saranno delle prossime proprio in questi giorni. Dille date e dove? A Monza questa domenica, domenica questa, che se non ricordo male dovrebbe essere il 10 di settembre. Ottimo. Poi ce n'è un'altra il 5 di ottobre alla libreria Epli a Milano. Il 24 settembre sarò a Librixia, che è una manifestazione a Brescia sui libri. Il libro è stato presentato anche al Salone del Libro di Torino. E poi ce ne sono tutta una serie di altre. Diciamo che dove mi invitano vado volentieri, a volte da solo, a volte insieme con altri autori. La mia logica è: non siamo concorrenti, ma tutti gli autori in qualche modo contribuiscono, così, con un po' di umiltà, ad elevare anche la conoscenza del paese, l'intrattenimento. L'Italia è un paese dove purtroppo non si legge moltissimo, quindi gli autori sono già degli eroi, perché tranne i pochi veramente le grandi star non si guadagna molto con i libri, quindi per investire del tempo per costruire una storia, scrivere un libro e poi andare in giro a presentarlo ha già dell'eroismo in Italia. Vale per gli uomini, per le donne, per tutti quelli che fanno questo mestiere, lo sanno, per cui ci sono un po' di presentazioni in giro e io rispondo quando mi chiamano a tutti. Cioè, mi è capitato di farle in un oratorio di una chiesa qua a Milano, in un centro sociale per anziani, sono andato in posti prestigiosi, cioè a una serata del Rotary, dove mi chiamano, parlo del libro di longevità fatale, del tema della longevità, e ripeto, spero di quantomeno di fare un po' divertire le persone e di dare un contributo alla cultura di questo paese, che è una delle grandi risorse dell'Italia. Assolutamente, no, Attilio, direi che con il tuo libro ci stai riuscendo pienamente, perché è un libro appunto divertente, ma che fa pensare, un libro molto, molto bello, ricco di contenuti. A questi punti ne sei stati praticamente di nuovo perfetti, siamo stati nell'ora precisa, quindi comprate, leggete Longevità Fatale, perché non ve ne sentirete, merita veramente. Allora, a questi punti noi siamo giunti quasi al termine di questa nostra chiacchierata, che per me è stata una chiacchierata piacevolissima, e spero che anche per te, Attilio, sia stata una cosa piacevole. Assolutamente. Bene. Devo aggiungere un particolare che mi chiedono sempre: c'è qualcosa di autobiografico nel libro? Mi auguro di no, nel senso che ci sono 5 cadaveri, non vorrei essere il sesto. Poi in realtà qualcosina di legato un po' alla mia storia, ho studiato all'università a Pavia, diciamo qualche elemento
che ho pescato dai ricordi e dalle conoscenze, eccetera. Però non è un libro autobiografico, non sono un killer, non sono un serial killer, devo diventarlo. No, è chiaro che c'è sempre, in ogni libro c'è qualcosa dell'autore, ma nel libro c'è l'anima dell'autore, chiamala anima, chiamala inconscio come indianamente, ma lì dentro c'è l'autore, no? Però c'è l'anima dell'autore, poi cioè, è una cosa di fantasia, ci mancherebbe altro, è narrativa. Allora, prima di passare ai saluti finali, vi do l'appuntamento la prossima settimana con Autore Domiciliare. Scusate, devo mettere gli occhiali come diversamente giovane, per cui la prossima settimana sarà una settimana un pochino diversa dal solito come programmazione. Quindi vi do l'appuntamento a mercoledì 13 settembre alle ore 18 e sarà con noi Giuseppe Folchini, che è un saggista, quindi un'opera un po' particolare, parleremo di un libro un po' particolare, è un giornalista e saggista. E poi avremo giovedì 14 settembre, ma alle ore 17, una brava autrice che è Rosa Provenzano. A questi punti, saluti finali. Allora, io saluto e ringrazio tutti coloro che hanno seguito la diretta, ringrazio tutti coloro che hanno scritto, hanno mandato i saluti e sono veramente tanti, ringrazio tutti coloro che seguiranno nelle prossime settimane la nostra intervista in differita, però è umano, sono uomo, umana, ti saluto e ringrazio più di tutti il mio graditissimo ospite, lo scrittore Attilio De Pascali. Lunga vita a tutti. Longevità, assolutamente, come si dice ad maiora. Quindi io vi mando un grosso bacio da Genova, vi aspetto la settimana prossima. Attilio, a te, lo sai, ti aspetto di nuovo qua. E da dove ci mandi i tuoi saluti? A tutti i tuoi ascoltatori e a tutti i tuoi lettori, da splendida città di Milano. Fantastico, quindi. Milano. Saluti anche dalla bellissima città di Milano. Ciao ragazzi, a prestissimo. Ciao Attilio, a prestissimo. Un bacio. Ciao.